Ciao a tutti ragazzi da Sneakerare. Quest'oggi ho il piacere di presentarvi delle sneakers veramente esclusive. Sto parlando delle Adidas Human Race NMD TR, collaborazione nata appunto tra la famosissima azienda bavarese e il cantante Pharrell Williams, collaborazione appunto nata nel 2016. Se come suppongo molti di voi non sono riusciti a coppare questo modello il giorno del drop, vi consiglio di andare a dare un'occhiata ai ragazzi di Shooter, vi metto il link in descrizione. Riuscirete a trovare questo modello e naturalmente da qualche giorno sono partiti anche con una raffle nella quale appunto voi, spendendo una cifra veramente irrisoria, avrete la possibilità di vincere una Human Race. Detto questo ragazzi, prendete popcorn e buona visione. Scatola molto elegante, come potete vedere, in questa colorazione cream white, scritta al centro, appunto il logo al centro HU con la data 2017 qui. Andiamo ad aprire, andiamo al nocciolo della questione, ed eccoci qui ragazzi, le stupende appunto Adidas Human Race NMD TR. In questo caso la colorazione nude, polar orange yellow, così possiamo chiamare. Devo dire che dal vivo è molto molto elegante. La tomaia è naturalmente in prime knit, come potete notare. Qui sopra abbiamo una scritta enorme a caratteri cubitali breathe, mentre su quest'altra sneaker appunto abbiamo la scritta walk. Da notare appunto qui al lato il supporto in TPU, in questo appunto arancione sbiadito. Naturalmente anche qui abbiamo questi supporti come le NMD classiche. Anche su quest'altro lato non troviamo la tecnologia Socfit, bensì abbiamo questo semplice collare appunto in materiale, penso sia in nylon. Qui dietro abbiamo appunto questa banda in materiale 3M con la scritta Adidas Original. E naturalmente qui abbiamo questa allacciatura molto particolare in questa colorazione azzurra appunto, e qui abbiamo un altro paio di lacci che sono di una tonalità, come potete notare, violacea. L'intersuola naturalmente è in boost, presenta esclusivamente questi due supporti tipici dell'NMD su un lato e un supporto solamente nella parte interna. Come siamo abituati per le NMD, all'interno non troviamo nessuna soletta ma un semplice strato appunto di materiale che ci divide dal boost, che in questo caso almeno è ai motivi appunto delle Human Race, è un po' più particolare ma è pur sempre un leggerissimo e sottile strato. La suola, come potete notare, è un po' più particolare, naturalmente richiama un po' i modelli White Mountaineering e differisce e discorda di molto appunto dai modelli NMD, tranne che appunto per questa parte centrale con questa bellissima scritta Adidas Original. Le Adidas NMD Human Race nascono il 22 luglio 2016 dalla mente di Pharrell Williams e dalla tecnica di Adidas. Vengono chiamate scarpe con un messaggio, ma in italiano suona veramente male, è meglio in inglese. Questo modello specifico è stato rilasciato l'11 novembre 2017 e oltre a questa colorway troviamo una colorazione multi knit, una colorazione oreo, una colorazione green yellow e poi dei modelli più esclusivi, ovvero una collaborazione con Billionaire Boys Club e una sneaker presentata esclusivamente al ComplexCon. Sto parlando delle scarpe Human Race chiamate The Nerd, e si vocifera che il 24 di novembre appunto del 2017, di quest'anno, ci potrebbe essere una collaborazione appunto tra Adidas, Pharrell Williams e Chanel con un pop-up store presentato a Parigi presso Colette. La recensione di questa sneaker esclusiva si conclude qui. Come avete potuto vedere, naturalmente i materiali sono di primissima qualità, quindi il prezzo di retail leggermente più alto ha un senso e naturalmente la bellezza della stessa rende l'hype su questa sneaker veramente corretto. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa recensione, di queste sneakers, qui sotto nei commenti. Vi ricordo che sono anche su Instagram e vi posso preannunciare che questa è solo l'inizio di una lunga carrellata di super sneakers che vedrete prossimamente sul canale. Quindi naturalmente accendete le notifiche e rimanete sintonizzati. Ci vediamo a brevissimo. Da bavarese e il celeberrimo, cazzo, moschino di merda.